Prima l'incontro a Palazzo Chigi con il Premier Letta, il Ministro degli Esteri Bonino e il Vice Premier Alfano. Poi subito in procura a Roma per essere ascoltato dai magistrati. Giacca e cravatta, Domenico Quirico a loro sta spiegando i suoi 5 mesi di prigionia dal 9 aprile scorso, quando stava tentando di attraversare il confine libanese diretto verso Homs, città martoriata della rivolta siriana. Sta raccontando i suoi 2 tentativi di fuga, le torture che ha subito dopo essere stato catturato di nuovo, come ha già ricordato questa mattina il professore belga che insieme a lui è stato sequestrato e liberato. Insieme ieri sera sono scesi dal Falcon che li ha riportati a Roma. Tuta e scarpe da ginnastica, le sue poche cose in un sacco della spazzatura. Quirico, Dom, come lo chiamano in redazione, è subito tornato a fare l'inviato, dando una lettura lucida di quello che ha visto. Che io ho cercato di raccontare la rivoluzione siriana e le sue sofferenze. Può essere che questa rivoluzione mi abbia in qualche misura tradito e probabilmente non è più la stessa rivoluzione che io ho incontrato 2 anni fa ad Aleppo, che è una rivoluzione laica, democratica. È diventata un'altra cosa, molto pericolosa, molto complessa e su cui forse bisognerà riflettere. Il docente Pier Piccinini ha raccontato che lui e Quirico hanno ascoltato una conversazione tra i ribelli. Non sarebbe stato il governo di Assad ad usare i gas alla periferia di Damasco. Una rivoluzione tradita, dice Quirico, fatta da gente cattiva. È come se fossi vissuto 5 mesi su Marte e ho scoperto che i miei marziani sono molto, come dire, malvagi e cattivi, ma non ho notizie, non ho saputo oggi chi è il Presidente della Repubblica del mio paese. Sì, ho avuto paura, confessa l'inviato della stampa, mi hanno trattato male. Un sequestro difficilissimo da gestire, ammette anche il Ministro degli Esteri Bonino, finito bene solo grazie al totale riservo. Quirico è passato di mano, forse per gruppi diversi, in un paese che è una polveriera. La Farnesina per la prima volta ieri ha annunciato la liberazione di un nostro ostaggio solo quando l'aereo che lo stava riportando a casa era in volo verso l'Italia. Non si sa neppure da dove quell'aereo sia partito, tanto meno se sia stato pagato un riscatto. Una trattativa che si è fatta sempre più serrata davanti al pericolo di un imminente attacco americano. Ci sono stati dei momenti in cui i contatti con i rapitori si sono interrotti, ammette il ministro Bonino. Tanta paura. 2 volte Quirico ha anche subito false esecuzioni con una pistola puntata alla tempia. Banditi più che islamici, racconta Piccinini, gente mezza pazza. Adesso l'incubo è finito, almeno per loro 2. Nelle mani dei rapitori resta ancora Padre Dall'Oglio. Per Quirico abbiamo avuto momenti di speranza, ammette la Bonino. Per Dall'Oglio invece, dice, al momento i contatti sono minori. In fondo sì.